Bolidi, se non lasciate subito un like al video di Oppo, vi sterminerò senza lasciarne neppure uno! Parola di Eren Jaeger. Salve a tutti bolidi, io sono Obugul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Come potete vedere, oggi stiamo parlando di One Punch Man, nello specifico il capitolo 142 del manga. Ma prima di fare questo, voglio ricordarvi, come sempre, se siete nuovi, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche. In descrizione trovate il link di tutti i miei social. Quindi, se vi piace quello che faccio e come lo faccio, avete tutte le informazioni del caso. Questo è un capitolo corto, circa 12 pagine. Può stare a significare che il prossimo sia effettivamente bello denso di informazioni. Mi riferisco al prossimo capitolo, logicamente. Soprattutto se in questi capitoli abbastanza corti accadono cose molto spesso importanti per la trama degli avvenimenti futuri, come è anche successo in passato, peraltro. Altrimenti potrebbe accadere un'altra cosa, mi è venuto in mente adesso, uno scenario possibile. Quindi un altro capitolo corto come questo, che però va a completare questo, quindi una sorta di parte 2. In ogni caso, il capitolo in questione, il 142, è incentrato sul salvataggio di Genos da parte di Fubuki. Se vi ricordate, Genos, intorno al capitolo 93, c'era stato presentato con una versione super potenziata a livello offensivo, la quale però non aveva un reale sistema di blocco del potenziale combattivo. Diciamo che seguiva una linea di pensiero abbastanza semplice, quella del tutto o niente. Durante le varie battaglie di questa saga, soprattutto quella contro Psychos e Orochi, che la community ha identificato come Psychochi, una cosa del genere, Genos ha dovuto attingere a tutta l'energia possibile in suo possesso per sovrastare appunto la potenza di entrambi i suoi nemici. Questa situazione molto scomoda ha comportato inevitabilmente il sovraccarico generale di tutti i suoi sistemi e sensori principali, corrompendo irrimediabilmente il suo nucleo interno, il nucleo nucleare da cui lui prende potere, trasformando l'eroe, il ragazzo, in sostanzialmente una sorta di reattore nucleare umano cyborg pronto ad esplodere da un momento all'altro se sovraccaricato, in quanto, come dicevamo prima, non c'è una reale possibilità di trattenersi, almeno Genos questo non ce l'ha. E in tutto questo Drive Knight, come fa notare anche Pre-Pre Prisoner in questo capitolo, avrebbe potuto salvare Genos unendo il suo corpo a quello del ragazzo. Così facendo, i due corpi cibernetici avrebbero gestito molto meglio il carico di lavoro nucleare di uno di essi, dando così il tempo a Genos stesso poi di riparare i suoi circuiti interni o il nucleo primario per evitare così l'esplosione. Tuttavia questo però, come sappiamo e vediamo in questo capitolo, non è successo, in quanto Drive Knight era solo interessato al recupero delle cellule di essere misterioso e, una volta ottenute, non si è fatto remore nel ritirarsi e lasciare Genos al suo destino. E fa abbastanza pensare, visto che, come detto qualche capitolo fa, i due si erano uniti per fronteggiare Psychos, quindi finché gli conviene a Drive Knight lui lo fa. Poi ecco, nei capitoli scorsi si era fatto particolarmente attenzione tutta l'unione che era venuta fuori tra gli eroi di classe S, che sono sempre stati molto uno sulla propria, consci del fatto di essere uno più potente dell'altro. In questa saga però si sono dovuti mettere insieme, hanno dovuto sviluppare legami di fratellanza, tra l'altro molto belli perché veri. In ogni caso bisogna salvare Genos ed impedire che causi una distruzione peggio degli attacchi di Psychos e Orochi, perché questo è il problema principale adesso. Silver Emperor potrebbe essere utile per riparare il cyborg. Il problema è che non è raggiungibile. Si vede Pre-Pre Prisoner che cerca in qualche modo di contattarlo tramite il meccanismo di comunicazione che gli aveva fornito Imperatorino, insomma, a tutti gli eroi di classe S prima di scendere in questa missione. Si vede questo perché Pre-Pre Prisoner crea una sorta di ologramma con questo meccanismo. Tuttavia sappiamo che nel capitolo scorso Imperatorino è stato coinvolto in un attacco di Homeless Emperor e che probabilmente, sempre Imperatorino dico, è stato salvato da Blast, ma per ora sono delle semplici teorie. In ogni caso non è reperibile adesso. Tornando però a Genos, lui ormai ha accettato la sua situazione generale e suggerisce a tutti i presenti di scappare da lì il più in fretta possibile, per un raggio d'azione di circa 3 miglia quadrate, quindi proprio un'esplosione gigantesca. Prima di fare questo però, Genos ha un'ultima richiesta: comunicare a Saitama e al dottor Kyuseno, o Kyuseo, non mi ricordo più la pronuncia che aveva, di scusare Genos, in quanto si è rivelato ancora una volta inesperto
esperto nell'utilizzo del suo potenziale e nel gestire il suo potere, come accadde quella volta là anche nella stagione 1 contro la zanzara della casa dell'evoluzione. Dopo però una breve motivazione di Silver Fang, come ha fatto anche con il centopiedi, quello vecchio, nella stagione 2, Fubuki decide di utilizzare i suoi poteri da Esper, come non sono mai stati visti finora sviluppati da lei, per risanare le ferite di Genos stesso. E qui vorrei aprire una piccola parentesi. Lei ripara le parti organiche di Genos. Ma quindi quest'ultimo ha altre parti organiche all'interno del corpo? Oltre al cervello, dico. Pensavo che il danno fosse un danno principalmente meccanico, legato più che altro al sovraccarico dei componenti nucleari che aveva al suo interno. In ogni caso, riparando gli organi del corpo di Genos, quest'ultimo riesce a sanare anche le componenti meccaniche che si erano surriscaldate, scongiurando così l'esplosione. Grazie a questo tentativo disperato di Fubuki, il corpo di Genos, come detto, viene raffreddato, fermando così la fusione atomica. Il capitolo si conclude peraltro con lei, svenuta tra le braccia di Bang e Bomb, mentre Genos si riprende pian pianino. Fubuki probabilmente ritornerà, e forse anche a breve. Questo più che altro è stato un capitolo abbastanza corto, probabilmente, come vi dicevo prima, avremo anche una parte 2, tra un paio di settimane, che completerà la situazione attuale. Ma voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo capitolo? Cosa vi aspettate da qui in avanti? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Da qui a Bogol è tutto, noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti, bolidi. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi. Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.